Cultura, turismo e divertimento. 23 locations, 73 giorni di programmazione, 145 spettacoli e performance di musica, teatro, danza, cabaret e cinema, ma anche arte di strada, laboratori per i più piccoli, reading, eventi sportivi, mostre e visite guidate alla scoperta dell'inestimabile patrimonio storico-artistico negli spazi più belli e suggestivi. Tutto questo sarà estate a Napoli. Vi sono alcune linee, alcuni nuclei di attività che sono molto forti e quindi sono duraturi nel tempo e anche alcune innovazioni e contaminazioni. E da questo punto di vista noi vogliamo che questi nuclei e queste nuove contaminazioni comincino a prefigurare anche l'estate dell'anno prossimo. In questo senso molto importante il lavoro che stiamo facendo con la mostra d'Oltremare, con le Terme di Agnano, cioè per avere lì già in questi giorni e poi anche ad agosto e a settembre dei summer village per offrire e ai cittadini di Napoli e ai turisti delle occasioni per stare insieme la sera, vivere questi momenti di rapporto con la città in modo tranquillo, assistendo a cose straordinarie. Io penso per esempio agli spettacoli di acqua, luci e suoni che offre l'Esedra alla Mostra d'Oltremare, che è uno spettacolo fantastico e per alcuni giorni offriremo anche quest'anno ai turisti. Un piano quinquennale strategico regionale non può non avere Napoli, la capitale non solo della nostra straordinaria regione, ma credo dell'intero Mezzogiorno. E qui mettere in comunione una serie di esperienze, ma soprattutto mettere in cantiere questi grandi eventi, a partire da quello che la Regione Campania, ha individuato nel Grand Tour. Dal Maschio Angioino alla Galleria Principe Umberto, dalla Mostra Oltremare a San Domenico Maggiore, dal Pan alla Casina Pompeiana, passeggiando per il lungomare ed abbracciando periferie e parchi. L'apertura è stata affidata ad un concerto speciale di Peppino Di Capri in coincidenza con il suo compleanno alla Mostra d'Oltremare. Non sapevo di avere tanta importanza, nel senso di essere messo come, insomma, iniziare questo percorso. Io spero che tu, la mostra è una piattaforma fantastica. Farò questa serata che vuole essere un po' tutto Peppino Di Capri, minuto per minuto, cioè dalle origini fino ai nostri giorni. C'è un brano che canterò per la prima volta in pubblico. È in commercio solo su iTunes, cioè sì, si può soltanto scaricare.